Buongiorno a tutti. Allora, è tantissimo tempo che Scarli mi chiede di rifare una cosa che a lei piace tanto fare. Praticamente sono dei pancake, non classici, però il classico pancake rotondo che comunque sono buonissimi, però sia a lei che a Liam piace tanto fare i pancake art. Quindi sono dei pancake fatti con dei disegnini tutti colorati. Adesso finalmente ci siamo decisi e vi faccio vedere come li facciamo. È davvero una cosa carina, sia per adulti che bambini. Vedrete, sono bellissimi, non è semplicissimo, però via, con qualche accortezza ce la possiamo fare tutti, via. Siete pronti? Ricetta. Allora, iniziamo subito a mettere le uova. Uova, eccole qua. Poi è il momento di mettere la farina. Lo zucchero, un pizzico di sale. Mezza bustina di lievito per dolci. Io a mia iniziativa ho aggiunto anche un pizzichetto di bicarbonato che in genere aiuta la lievitazione. L'acqua. E per finire un cucchiaio di olio di semi. È il momento di frullare bene il nostro preparato. Frulliamo bene in modo che non rimangano grumi, che venga proprio un impasto liscio. Poi è il momento di colorare il nostro impasto. Vedete, questi colori alimentari li ho presi su Amazon. Ce ne sono tantissimi, guardate, ben 12, 12 colori diversi. Li abbiamo già usati per fare tanti altri dolcetti altre volte e stavolta ci facciamo questi pancake art. Allora ho preso quattro contenitori, anche perché l'impasto non è molto, quindi a prenderne di più dopo sarebbe venuto troppo poco per ogni colore. Quindi ne ho presi quattro e divido il nostro impasto in un modo più o meno equo, diciamo, su ogni pipetta ce ne metto un po', cercando di fare il più equo possibile come quantità, poi ovviamente a occhio, insomma, non c'è bisogno di pesarli, eh. Cioè, se volete pesateli, però, diciamo, io faccio a occhio. E poi, una volta scelti i nostri quattro colori, ne mettiamo qualche goccia nel nostro preparato liquido. Allora, Liam ha scelto il verde e il blu,
E adesso lui vuole mettere le goccine dentro le pipette. Il verde è fatto. Anche Scarli non vede l'ora di metterli. Ecco anche il blu. Ed ora tocca a Scarli, che ha scelto il giallo e il rosso. Ecco qua, anche il giallo è fatto. Adesso è il momento di maneggiare e vediamo come vengono bene i nostri colori. Ecco qua il giallo, non si vede molto perché diciamo che l'impasto era già sul giallino, però gli ha dato via un tono un po' più acceso. Ecco il nostro rosso. Questo è il verde. E adesso ci manca solo il blu. Maneggiamo bene e poi prendiamo la nostra piastra, la accendiamo e appena arriva a temperatura iniziamo a fare i nostri pancake art. Allora, la prima prova la faccio io per vedere se è pronta e poi, a dire la verità, piace tanto anche a me fare questa cosa. Ai bambini sa bellissimo, molto divertente, però devo ammettere che anche a me piace. Quest'idea dei pancake art l'abbiamo presa dai me contro te, pensate. Loro facevano una challenge a chi faceva il disegno più fatto bene, più carino, e l'hanno fatto per Natale, per Halloween, insomma. Quando Scarli ha visto che facevano questa cosa, subito mi ha chiesto se lo potevamo rifare anche noi, e eccoci qua. Quando abbiamo finito il nostro disegnino, dobbiamo aspettare che cuoce da un lato e in genere mi regolo con le bollicine, nel senso quando vedo che fa tutte bollicine dalla parte superiore, così vedete tutte queste piccole bollicine,
Piano piano lo stacco aiutandomi con questa palettina apposta e poi lo giro. Diciamo che deve cuocere qualche minuto da una parte e qualche minuto dall'altra, però più che altro va in base a quanto è erto, quanto è grande il nostro pancake, quindi mi regolo sempre con queste bollicine. Quando iniziano ad uscire inizio a staccarlo e poi lo giro. Ora è il turno di Liam. Indovinate che cosa ha scelto? Facciamo lo scudo di Capitan America. È uno scudo un po' approssimativo perché in realtà è molto difficile fare disegni con queste pipette, con questo liquido. È difficile, sembra più facile in video, ma in realtà non lo è. Quindi abbiamo fatto il cerchio azzurro, la stella rossa e dentro, che dovrebbe essere bianco, lo facciamo giallo. In realtà non è proprio così, però diciamo che gli somiglia. Adesso tocca a Scarly, che non vedeva l'ora di iniziare. E lei, indovinate che farà? Un bel unicorno. Il suo animale preferito. Oddio, animale fantastico, però è anche il mio preferito. Ecco qua. Una bella criniera, tutta colorata ovviamente, il corno già c'è. È stata molto brava, devo dire. Se provate a rifarli vi suggerisco di fare disegni facili, diciamo, perché soprattutto le prime volte è un po' complicato. Ah, adesso questo qui che sta facendo è, ha detto, un arcobaleno, e quelle azzurre alla fine sono delle nuvolette. Ecco qua. Adesso vi faccio vedere l'ultimo mio, anche perché ne abbiamo fatti tantissimi, non vi posso tenere qua un'ora. Però ecco, per darvi qualche spunto, se volete provare a rifarli con i vostri bimbi o anche semplicemente per voi, è molto divertente. Potete fare dalle forme più semplici, tipo cuoricini, stelline o una ciambella. Il gelato in realtà è molto facile e molto bello. Una farfallina. Noi ci siamo divertiti molto a farli, non è la prima volta e ogni volta ci divertiamo tanto. E poi sono anche buoni perché alla fine il sapore è quello dei veri e propri pancake, solo che in più hanno queste forme simpatiche, tutte colorate. Vedete com'è carino il gelato? Questo è un altro esempio, la farfallina. Ne abbiamo fatti veramente tanti, eh? Provateli, sono carini. È bellissimo? Com'è? Com'è lo scudo? È buono lo scudo di Capitan America? Da 1 a 10 è buono. Eh? Da 1 a 10 è buono. Da 1 a 10 è buono quanto? Quanto? Tanto. Tanto buono? E poi l'hai fatto tu, così bello, eh? Bravo! Buonasera! Oggi abbiamo ospite a cena un amico di Manuel, anzi il miglior amico di Manuel, che si chiama Daniele, e ha tenuto persino a battesimo il piccolo Liam, e stasera viene a cena da noi. Per contorno ho fatto i piselli perché in realtà me la sono fatta corta sta settimana con la spesa e mi erano rimasti solo quelli. Poi sto per cuocere le orecchiette e poi le ripasserò in questa salsina che ho già preparato, che sarebbe patate schiacciate e salsiccia. È una ricetta che ho trovato su Facebook e l'ho già provata tipo un anno fa, ci è piaciuta tanto, e quindi, visto che avevo le patate, avevo le salsicce e era una ricetta un po' inusuale, dico va bene, facciamogli quella, speriamo che gli piacerà.
per secondo ho scongelato gli arrosticini e cuocerò quelli, tanto ci mettono 5 minuti. Quindi la pasta con patate e salsiccia, gli arrosticini, i piselli. E buon appetito! Guardate che bell'aspetto che ha, è così cremosa. A noi l'altra volta è piaciuta tanto, speriamo che piacerà anche al nostro ospite. Manca solo un po' di parmigiano. Ah, ovviamente per ripassarla ci ho aggiunto un po' d'acqua di cottura, se no non sarebbe venuta così cremosa. E non ho messo ancora il parmigiano perché aspetto, perché non so se a lui piace o no, non me lo ricordo. La prima ondata di arrosticini è pronta sulla griglia. Adesso, appena arriva Daniele, li accendo e intanto che si cuociono, noi ci mangiamo la pasta, che è ancora bella bollente, tanto lui è arrivato ormai, ci ha detto. Ah, quello non so quanto costava la prima volta. Questa è proprio vista 360 proprio, non c'è DJI Facciamo segno, dai, dietro, dietro. Questa alzia è uguale a questo qui, però con quello scuro. Sì. Quindi prova a vedere, Io prendo questo. Guarda, Allora facciamo che mi fa cadere prima il cuscino ah, dall'altro integrato? via. Oh, non vi fate male, No. Invece quando gli hai Io ciuve sono Hulk. scusa, stai Come non giochi tu? Dai che se ti saltano le mani, che se salta il coniglio lo devi prendere. Anche che se perdi ti tocca prendermi due, dai. Ma dai, così non vale. Barona. Liam, Scarlett è una barona? Quindi Devo dire, 1-1-0. fare questo e metto la 1-1-3. Io già ho vinto una, eh. Ogni tanto vado fuori, ragazzi. Ogni tanto vai fuori, ragazzo. Ma sei bravissimo. Guarda che tu hai solo 3 anni Ma e tu sei guarda. sicuro che io sono andato fuori Ma peggio tanto? amore, ma perché quel cerchio era piccolino? Ma guarda come hai colorato bene le braccia, le gambe. Non sei andato fuori quasi per niente. Sei bravissimo per avere solo 3 anni. Colori benissimo. Oh, non mi credi? Colori benissimo per essere così piccino picciò. Guarda quando sei bravo. Sei bravissimo, cucciolo. Ecco quella che gliel'ha insegnato. La pittrice gli ha insegnato al fratellino a colorare così bene, vero?